Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarà un video breve, più per spiegarvi la motivazione, perché è un po' di tempo che non posto nulla. L'ultimo video da me postato è stato il poco prima di Natale, dicembre 2023, per intenderci, quello riferito alla consegna dei doni ai bambini ricoverati all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Dopodiché mi sono attrezzato per partire e fare le ferie all'estero, a Budapest per la precisione, e lì è fuori tutto il giorno, una cosa e l'altra, sono rientrato con l'influenza e mal di gola, tosse, niente di che, però la febbre andava e veniva e allora ero immobilizzato a fare qualsiasi tipo di attività. Poi, quando ho cominciato a star bene, si parla di gennaio, mi è capitato un incidente, sono rimasto con la gamba sotto allo scooter, mi è scivolato, sono rimasto sotto lesionandomi un tendine e ho ripreso stamattina, riprovo a pedalare. La gamba sembra che giri bene, anche se non riesco a fare una torsione vera e propria. Domani avrò la prima lezione di Pilates per vedere come funziona, se tutto è ok o no. Nel frattempo proviamo a far girare le gambe e oggi vi porterò qui sulle colline di Ozzano dell'Emilia, paese della provincia di Bologna. Bologna la vedete nello sfondo. Vediamo se le gambe rispondono bene. A dopo. Qui siamo arrivati in cima alla Bianchina. Qui, se volete venire a mangiare bene, in quell'agriturismo lì, alla Stina, si mangia veramente molto molto bene. Siamo sulle colline di Ozzano. Ora scendiamo. Siamo arrivati al punto panoramico in cima alle colline di Ozzano dell'Emilia. C'è una visuale pazzesca.
Comunque mi sono dimenticato di dirvi che oggi ho un muletto, perché ne ho approfittato del mio infortunio per fare un check-up alla mia e-bike e non me la sentivo ancora di usare la MTB. Questa è una Lapierre con 500 watt di batteria, c'ha i suoi anni, il Boss penultima generazione, una 27,5, un buon mezzo in carbonio, si guida bene, mi è leggermente piccola ma è quello che passa al convento, il muletto va più che bene. E ora vi faccio vedere i calanchi di Ozzano dell'Emilia. Quello là in fondo è Osteria Grande, Ozzano dell'Emilia, e di là da questo promontorio c'è Bologna. Allora, che dire, il video si chiude qua. La gamba, le conclusioni sono che si è comportata bene la gamba va bene, sembra che vada, che sia tutto ok, non voglio sforzare più di tanto per quello che sono uscito in e-bike. Vi ho fatto vedere alcune immagini delle colline di Ozzano dell'Emilia, peccato che sia leggermente nuvolo, ma ha piovuto fino a stamattina, perciò non possiamo avere delle grosse pretese, siamo a febbraio. Se non siete ancora iscritti al canale, se vi iscrivete mi fate un enorme piacere, mi aiuta a crescere e a condividere nuovi video. Non dimenticatevi di mettere un bel like se ne avete voglia, se vi è piaciuto, anche se non vi è piaciuto. E niente, spero adesso di riuscire a postare sempre nuovi video, adesso visto che sto meglio, in leggera ripresa. E niente, se avete qualsiasi cosa da dire, scrivetelo sotto nei commenti. Ciao a tutti, al prossimo video.